Cari amanti di grafica, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Photoshop. Oggi faremo finalmente l'effetto glow. In realtà avevo fatto già un video su questo tipo di effetto, però era in modalità speed. Questa volta facciamo un tutorial, dato che ho avuto parecchie richieste, e ovviamente mi tocca farlo. Allora, l'effetto glow non è altro che un effetto neon, però dobbiamo applicare un po' di accortezza per far sì che la composizione finale sia realistica. Allora, noi praticamente faremo passare attraverso la nostra bellissima modella una foto presa dal sito freepik.com. Metterò il link in descrizione, così potete provare anche voi a rifare lo stesso effetto. Quindi noi faremo passare un elemento grafico, diciamo come se fosse una striscia di neon, che passa dietro la modella, poi va davanti e poi va di nuovo dietro. Ok, poi faremo qua un altro elemento a neon circolare e questo creerà appunto questo effetto glow. Non mi voglio dilungare nello scontorno, abbiamo un po' di tutorial su come scontornare. Dallo strumento penna a come scontornare i capelli, quindi diciamo che questa immagine con uno sfondo così omogeneo dovrebbe essere abbastanza semplice. Quindi scontornate l'immagine e ci ritroveremo in questa situazione, quindi io posso cestinare questo livello. Ora, a questo punto creiamo un livello di sfondo nero, quindi un livello sottostante. Teniamo premuto sul tasto CTRL o COMMAND e clicchiamo sulla penultima icona. In questo modo noi creeremo un livello non sopra ma al di sotto in quello in cui stavamo. Quindi maiuscolo più F5, quindi il comando modifica riempi, e coloriamo di nero, lasciamo le impostazioni di fusione quelle di default. Ok, è ovvio che per applicare l'effetto glow, quindi questo effetto neon che si va a rivedere nel corpo della modella, abbiamo bisogno di buio, di poca luce. Ecco, quindi dovremo andare a lavorare su questo innanzitutto. Però prima vorrei, dato che abbiamo la luce che ci serve, vorrei creare adesso l'elemento che passa attraverso la modella. Scusate una brevissima pausa, vi vorrei ricordare che in descrizione c'è il link per acquistare il corso sul fotomontaggio con Photoshop, segreti e tecniche avanzate. Ve lo consiglio e anche in promo. Quindi, strumento penna, quindi abbiamo il tutorial e possiamo andare a vedere, e iniziamo. Clic in questo punto, clic in questo punto, clic in questo punto, e clic in questo punto. Abbiamo fatto una specie di Z di Zorro. Andiamo a verificare che abbiamo qua il nostro tracciato, pannello dei tracciati. A questo punto noi dobbiamo riempirlo. Quindi per colorare il nostro tracciato, tanto dobbiamo creare un nuovo livello. Quindi andiamo sul livello sfondo copia, che possiamo rinominare in modella, e clicchiamo sulla penultima icona per creare un livello sovrastante. Perfetto. A questo punto, se noi facciamo con lo strumento penna selezionato col tasto destro del mouse, dovremmo fare, per colorare questo tracciato, traccia tracciato. Ok, non lo possiamo fare però, perché se lo facciamo lui va a prendere le impostazioni di cosa? Clicchiamo. Del pennello. E quindi noi dobbiamo verificare, attenzione, in realtà possiamo scegliere qualsiasi strumento, però nel caso nostro, in questa situazione, è comodo il pennello. Ma noi non abbiamo verificato i valori del pennello, quindi annulliamo un attimo, lasciamo tutto in standby e andiamo sul pennello. Quindi adesso che siamo sul pennello, ecco, già vediamo che la dimensione è troppa, quindi tasto destro sul nostro documento col pennello selezionato, e modifichiamo intanto la dimensione a 5 pixel, la durezza la mettiamo massima e infine il flusso lo mettiamo pure a 100%. Benissimo, colore in primo piano, andiamo a selezionare questa iconcina per riprendere i colori di default, però poi invertiamo, quindi clic su quest'altra iconcina. Perfetto, in questo modo l'andremo a colorare di bianco, con un raggio di 5 pixel, con una durezza del 100%. Quindi riprendiamo lo strumento penna, tasto destro, traccia tracciato.
pennello, ok, e voilà, possiamo andare a nascondere il nostro tracciato. Quindi clicchiamo semplicemente nel pannello dei tracciati al di fuori. E a questo punto ritorniamo sui livelli e nel livello 2 abbiamo il nostro bel neon. Ok, a questo livello applicheremo due stili livelli molto simili al tutorial dell'effetto neon, che è molto seguito, uno dei tutorial più seguiti del mio canale, quindi vi consiglio di andarlo a vedere. Prima di applicare due stili di livello, noi andiamo a scurire l'immagine, che è importante. Quindi come prima cosa io andrei a creare un livello sopra la modella esattamente uguale a questo, però con un'opacità diversa. Quindi andiamo sul livello 1 e facciamo il duplica, quindi o CTRL più J o COMMAND più J oppure tasto destro, duplica livello. Ok, lo mettiamo al di sopra, trasciniamo sopra la modella e modifichiamo metodo di fusione in moltiplica e opacità a un 50%, 53% super giù. A questo punto applichiamo anche un livello di luminosità e contrasto per migliorare un po' l'effetto sulla modella, che è un po' troppo sbiadito adesso. Quindi clic sulla quarta icona, andiamo su luminosità e contrasto e applichiamo a luminosità meno 12. Questi sono valori che già ho testato prima. Potete tranquillamente fare voi le vostre prove e verificare il risultato finale. Io farò un effetto che, diciamo, va bene per il mio gusto. Poi ognuno esalta un po' l'effetto oppure lo rende un po' più piatto, come preferisce. Allora, a questo punto abbiamo il contrasto, che lo mettiamo a 76. A questo punto ritorniamo sul nostro livello 2 e applichiamo quegli stili di livello che vi dicevo. Clic due volte sul livello 2 e si apre il pannello stile livello. E andiamo subito su bagliore esterno. Come vedete, mi mette le ultime impostazioni che ho utilizzato, escono quelle che avevo appena testato. E sono metodo di fusione normale, opacità 93%, disturbo 3%. Beh, va bene pure 0% volendo. Ok, colore. Questo colore che ho applicato ha un codice esadecimale di F615DE, Domodossola Empoli. Ok, come elementi abbiamo applicato la tecnica più tenue, estensione a 21% e dimensione a 63 pixel. La qualità è quella di default. Ok, non abbiamo finito perché dobbiamo applicare anche un'ombra esterna, però non è la classica ombra esterna. Questa è un'ombra esterna molto simile a quella che abbiamo applicato nell'effetto neon, per non dire uguale. Clic. Ecco, questa è la caratteristica di questa ombra esterna, il metodo di fusione che è in colore scherma. Attenzione, applichiamo un blu, che vi dico subito il colore, 1B di Bologna, 37 Empoli 3, perché crea un contrasto, vedete qua, facciamo un po' di zoom. Ecco, vediamo di fare un'altra prova. Applichiamo per esempio un fucsia come per l'altro colore. Guardate come diventa troppo forte, troppo secondo me. Ecco, invece questo blu smorza un po' l'effetto creando un violaceo. Beh, attenzione, a me sta bene così, poi ognuno può provare altri colori. Ok. Quindi continuiamo con i valori impostati, abbiamo un'opacità al 77%, l'angolo a 122 gradi senza USA luce globale, distanza a 40 pixel, estensione a 42%, dimensione 226 pixel e questi valori di default. Possiamo confermare. Ok, l'effetto è un po' mosciarello, però noi ci riserviamo successivamente di andare ad applicare dei livelli di regolazione, tipo nuovamente luminosità e contrasto, piuttosto che si possono applicare le curve, però possiamo poi esaltare l'effetto. Io per il momento mi fermo qui e applichiamo un attimino la maschera di livello, che potevamo applicare pure prima, però l'abbiamo fatta adesso. Per non caricare l'effetto, utilizzare troppa RAM mentre andiamo a cancellare, disattiviamo gli effetti, quindi leviamo l'occhiettino dagli effetti
e andiamo ad applicare la maschera a livello 2, clic sulla terza icona. Benissimo, a questo punto prendiamo il pennello, nero in primo piano, lasciamo l'opacità al massimo, anche il flusso. Dobbiamo ovviamente ingrandire il pennello, durezza 100%. Se non vediamo bene qua, consiglio di disattivare la visibilità di luminosità e contrasto e del livello 1 copia, in modo tale che possiamo farlo bene. Ok, faccio così e sembra perfettamente che passa così da dietro. Continuiamo da questo lato e facciamo così, benissimo. A questo punto va davanti e poi passa dietro, quindi mascheriamo questa parte. Guardiamo i livelli, siamo qua, ok? Siamo sulla maschera. Nero in primo piano e nascondiamo. Ci abbiamo il tutorial sulle maschere, ovviamente. Quindi un bel click qua, benissimo. E a questo punto deve passare pure dietro dal polso. In teoria potrebbe essere pure così, però va bene, facciamo passare da dietro. Come vedete, quando si fanno più zoom è sempre meglio. Benissimo, riattiviamo gli effetti e vediamo se è giusto, ci sta. Perfetto. A questo punto possiamo rimettere le nostre riduzioni di luminosità e a questo punto non ci rimane che applicare un po' di effetto glow, che possiamo scegliere dove applicarlo. Per esempio, nel video che feci qualche tempo fa lo applicavo a questa parte del volto della modella. Vabbè, questo poi lo scegliete voi, perché già qua nella mano esce fuori, mentre qua potrebbe stare bene questo effetto glow sulla guancia. Allora, però cerchiamo di capire come si fa. Innanzitutto andiamo sopra tutti i livelli, clicchiamo sulla penultima icona e così creiamo un nuovo livello a cui applicare delle pennellate per creare appunto questo effetto riflesso. Ora prendiamo il pennello, lasciamo la stessa opacità e portiamo il flusso a un 9%, per esempio 9-10. Ingrandiamo un po' il pennello e facciamolo pure morbido, quindi durezza 0% sarebbe indicato. Ok, dobbiamo utilizzare però un colore che è questo di qua, super giù, quindi possiamo andarlo a prendere. In teoria io l'avevo già preso e quindi clicco su questo. Super giù dovrebbe essere un colore simile a quello che abbiamo applicato nel nostro stile livello, in caso andate a riprendere quello. Allora facciamo un po' di zoom e dobbiamo fare qualche pennellata, però attenzione, il metodo di fusione del nostro livello lo dobbiamo passare a colore. Vediamo che succede. Guardate, vedete? Se fosse stato normale, vedete che era tutt'altra cosa. Allora, così mi sembra un po' troppo. O abbassiamo l'opacità, oppure utilizziamo la gomma. Ecco, uno di quei casi in cui la gomma può essere comoda. Alcuni potranno dire: ma non è meglio la maschera? No, quando si tratta di creare pennellate che riguardano dei riflessi è molto meglio utilizzare pennelli di opacità bassa con gomma con opacità bassa. Ecco, contrastare le due cose, il pennello che ti va a creare l'effetto in modo tenue perché ha un'opacità bassa e la gomma che va a eliminare se è troppo forte l'effetto, piuttosto poi lo andiamo a rimettere col pennello. Molto più semplice. Con la maschera si può fare un po' di confusione in questi casi, non conviene. Lo strumento gomma non si utilizza per cancellare elementi di un'immagine, ma quando parliamo di pennellate così casuali, pennellate che vanno a creare un effetto, la gomma è molto più corretta. E del resto tutte le persone che hanno progettato il software, se hanno deciso ancora oggi di mantenere la gomma, è ovvio che un perché ci sia. Ecco, quindi non facciamo quel tipo di commento, è distruttivo. No, in questo caso è giusto, è funzionale.
e così riduco leggermente l'effetto dove ci sembra di aver esagerato. Ok, l'effetto ci sembra poco, possiamo anche aumentarlo un altro po' se preferiamo. Però prima di applicarne un altro po', io applicherei un nuovo livello di regolazione sopra di tutti, in modo tale da capire l'effetto finale come viene. Quindi, clic sulla quarta icona e applichiamo di nuovo luminosità e contrasto. A questo punto, questo livello andrà a interagire con tutti, anche con il nostro effetto neon. Aumentiamo drasticamente la luminosità a 83 e il contrasto a 14. Ok, come vedete l'effetto è adesso parecchio intenso, per questo volevo andare a vedere come si vede qua. Io a questo punto lo lascerei così, poi sta a voi scegliere di aumentare oppure no l'effetto. Più che altro, se vogliamo, lo possiamo fare pure in questa parte, quindi riprendiamo il pennello, sempre con un flusso al 9%. E magari facciamo questa cosa qua. Se ci sembra troppo, sempre utilizziamo una gomma con opacità molto bassa e facciamo qualche pennellata, ecco, per ridurre l'effetto. Ecco, così mi sembra molto interessante. Beh, stessa cosa lo possiamo fare in qualsiasi punto. Questo più che altro è un tutorial, poi andate voi a migliorare l'effetto come meglio credete. Ora continuiamo e applichiamo qua una circonferenza che sarà una circonferenza neon. Quindi prendiamo uno strumento forma, quindi lo strumento ellisse, e andiamo a creare una forma. Teniamo premuto il tasto Alt, ci mettiamo centrati così, e poi pure il tasto maiuscolo, e così diventa una circonferenza esatta. Ok, siamo sotto e ci sta bene, perché così l'effetto si applicherà pure a questo. L'unica cosa che non ci sta bene è la dimensione, che dobbiamo farlo uguale a quell'altra dell'altro tracciato che avevamo creato, quindi 5, e poi il colore lo facciamo di nuovo bianco e va bene così. Andiamolo a posizionare magari, quindi strumento sposta, e lo posizioniamo magari qui e accendiamo qua pure la luce. Per accendere la luce rapidamente chiudiamo questo pannello delle proprietà. Come si fa? Scendiamo giù e andiamo sui nostri effetti. O li prendiamo, però prima di prenderli e trascinarli teniamo premuto il tasto Alt in modo tale che li andiamo a duplicare, o piuttosto tasto destro però sul nostro livello 2, copia stile livello, risaliamo sopra, ellisse 1, tasto destro, incolla stile livello. Benissimo, ovviamente è lo stesso effetto, però noi adesso andiamo a modificare, in particolare modificheremo soltanto il bagliore esterno, clic due volte e cambiamo semplicemente colore in 1B, sempre quello di prima, 3,7, Empoli 3, confermiamo, ok, e lasciamo tutto uguale. Ecco, come vedete l'effetto adesso è molto carino. Quindi per far sì che ci sia questo effetto bellissimo pure nei capelli, dobbiamo fare la stessa cosa di prima. Ci mettiamo in questa posizione, creiamo un nuovo livello, clic sulla penultima icona, prendiamo il pennello, flusso al 9%, colore, ovviamente dobbiamo prendere super giù questo colore di qua che abbiamo appena applicato, confermiamo, e cambiamo un metodo di fusione in colore. Andiamo a fare qualche pennellata, possiamo ingrandire anche il pennello, stiamo attenti a non tenere troppo premuto il tasto sinistro, facciamo leggere pennellate, ok, così non è male. Se vogliamo qua aumentiamo poco poco e poi io farei una cosa pure qua nell'occhio. Quindi magari facciamo così. Ok, riduciamo però dai capelli, quindi prendiamo la gomma. Ok, così può andar bene. Se vogliamo aumentare l'effetto, sempre un'altra pennellata qua, magari.
questo punto creiamo un nuovo livello per applicare l'effetto glow anche alla parte inferiore dei capelli. Quindi mettiamo metodo di fusione colore e iniziamo a pennellare. Qua ho un po' esagerato, riprendiamo la gomma e leviamo di qua. E così l'effetto glow può andare bene. Ovviamente c'è sempre da ritoccare, da migliorare, però questo compito lo lascio a voi. Ok, anche per oggi abbiamo fatto il nostro bel tutorial. Vi invito a mettere un graditissimo like, seguire il mio canale e far crescere la community commentando e condividendo più che possiamo. Vi ricordo che ho anche un blog, salvatorepumo.it/blog. Troverete tutti i tutorial che trovate nel canale, però anche in modalità testuale. Troverete anche tanti altri argomenti interessanti relativi al mondo della grafica e potete anche iscrivervi alla mia newsletter. Vi ringrazio per la visione e ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao!